Ciao a tutte! Allora, è da un pochino che volevo fare questo video e dato che ho cambiato da poco la borsa, non è nuova, però col trasloco ho riguardato un po' tutta la mia collezione di borse e ho deciso di cambiarla. Prima stavo usando il finto bauletto Louis Vuitton, regalato dal mio ragazzo, quindi ho deciso di fare anch'io il video tag What's in my purse bag, che cavolo c'è in sta borsetta, che tutti siamo curiosissimi, almeno io ne ho guardati veramente tanti, non so neanche perché, più che altro, sì, sinceramente 80% perché sono abbastanza curiosa, l'altro 20% è per cercare di trarre dei consigli, perché a volte capitano degli avvenimenti quando si è fuori casa o cosa, e tu ti ritrovi a dire: cavolo, se avessi avuto quello in borsetta, cavolo, se avessi avuto quel goccio d'acqua in più in quel secondo, non lo so come dire. E quindi a volte mi è capitato di dire: cavolo, l'ho già detto 3 volte, mi capita a volte di dire cavolo, posso mettere anche io questa cosa in borsetta, anche perché può essere funzionale. Scusate la capigliatura così, boh, ma avevo i capelli raccolti cosa sto dicendo? Comunque, ho i capelli semi raccolti. Vi dicevo, la borsa che sto usando adesso non è nuovissima, l'ho comprata credo 2 anni fa da Carpisa, è questa qua. Solo che ho visto che ultimamente ci sono tantissimi baulettini di queste tonalità. Baulettini, oddio, è più largo di me praticamente, no, è largo quanto me. Ma io se non ho una borsa di queste dimensioni non sono contenta, anche perché di solito ho il libro e tutto quanto, in borsa, l'acqua, vabbè, adesso vi farò vedere cosa c'è. Allora, a proposito, vabbè, di libri non ce l'avevo in borsa, l'ho tirato fuori. In questo momento sto leggendo una cosa di cui non è che mi vergogno, però. Durante il trasloco ho scoperto di avere i primi 5 libri di Harry Potter, e allora, dato che il libro, stavo leggendo l'autobiografia di Gandhi, solo che l'ho dimenticato qualche giorno fa a casa di amici e non ho modo di reperirlo, quindi mi sono detta: vabbè, nel mentre leggiamoci questi libretti di Harry Potter che abbiamo lì, tanto per passare un po' il tempo. E vabbè, sì, sono al primo, solo che non so che versione sia, l'ho chiesto anche a delle amiche, ma mi ha detto che dovrebbe essere quella normale. Ma quando sono in giro a leggere mi vergogno di brutto, perché mi ritrovo con questi fogli che stranamente sono qua dentro, mi ritrovo a ricoprire le immagini, non so come dirvi, aspettate. No, adesso ultimamente non ce ne sono più tanti, cioè. Io non lo so, sembra, non è scritto proprio tanto per i bambini, nel senso, sì, è un italiano molto sciolto, nel senso, in 10 minuti ti leggi 50 pagine, però non lo so, non so che edizione sia. Vabbè, comunque sto leggendo, credo, in questa settimana di finire. No, questa settimana no, non ho molto tempo. E finirò anche quei libri lì. Allora. Vediamo, questa borsa ha una tasca esterna nel quale tengo, solo ultimamente da quando l'ho cambiata il cellulare, perché è una di quelle cose che non trovo mai. Può suonare, fino a qualche tempo fa avevo una suoneria del System of a Down, e non che mi vergognassi, ma la gente intorno a me quando suonava si ascoltava veramente tutto il concerto, perché ci mette 12 anni a trovare il cellulare. Allora, ho questa cuciglietta qua, che l'ho presa in un centro Vodafone, infatti non so se si vede, è marchiata Vodafone qua, questi disegnini così, mi sembra di averla pagata 10 euro, però alla fine ho notato di aver fatto un semi affare avendolo comprato in un posto, in un centro Vodafone, perché anche dalle Euronics, queste cose qua, quelle di questo genere, che sono quelle lì che, vabbè, le conoscerete tutti, cioè col cellulare dentro, tiri su e ti esce il telefono. E ho visto che costano in giro 12-15 euro, quindi vabbè, magari quelli della Momo Design, però il telefono che ho è questo Samsung Joe. La storia di questo telefono è lunghissima, nel senso che fino a novembre avevo il Samsung Corby, col quale mi trovavo benissimo per qualsiasi cosa. L'avevo pagato relativamente poco, nel senso che forse era 89 o 99 euro, però era la versione quella già col wifi, faceva tutto, era bellissimo. Poi non mi ricordo se era touch, no,
No, non era touch. Non lo so. Oh mio Dio, quanto tempo. E mi trovavo veramente bene, solo che nei miei giorni in India, girando sempre col motorino affittato, per tipo 3 euro al giorno, favoloso, mi è uscito dalla borsa. Cioè, è l'unico momento in cui posso averlo perso. E quindi io ho smarrito quel cellulare in India. Quindi io fino a qualche, cos'è, un mesetto fa ne utilizzavo uno che mi avevano imprestato, un Nokia rosa carinissimo, e poi quando sono salita su dai miei genitori, dove ci sono un po' più negozietti Euronics, un euro così, ho deciso di prendere questo qua. Mi trovo bene anche con questo, assomiglia molto a tutti gli altri, però è il Joe questo qua, Samsung Joe, e mi trovo veramente bene. Ultimamente con i Samsung mi sto proprio trovando bene. Comunque, torniamo alla borsetta. Allora, questo era quello che c'è nella tasca esterna, l'unica cosa. Dentro ha questi due scomparti dove non tengo niente abitualmente, nel senso ci finisce qualcosa di tanto in tanto. Dall'altra parte ha una tasca con... mi devo aver appunto una zanzara sul piede. Ha una tasca con la cerniera e dentro tengo una penna e la Moleskine, di cui vi parlavo l'altra volta, nella quale segno, vabbè, l'indirizzo, volevo fare il tipo diario di bordo quando ero stata in vacanza, ma mi sa che mi sono fermata al giorno 2 e poi mi sono goduta la vacanza, delle frasi che mi piacciono dei libri o quant'altro, e gli orari della palestra dove andavo fino all'anno scorso, i compleanni più importanti. E il primo anno di Kratos a casa, il gatto, il 26-5. Ah, io non ho segnato l'anno. E vabbè, il compleanno di mia nonna vicino al primo anno del gatto, vabbè. I giorni liberi che ho fatto al lavoro, delle canzoni da scorrere per delle mie amiche, un inizio di una lettera per mio amore. No! Cioè, un inizio proprio, così proprio non è finita, ci sta staccando. Gli orari del treno, cellulari, dei libri di cui ho sentito parlare che vorrei acquistare o comunque riuscire ad affittare, gli ordini delle pizze, ananas rossa, bufala, burrata, codice emergenza della Surgenia, e quant'altro, no? Ah, questi sono i risultati, oltre a quelli del Cluedo ci sono quelli di un gioco che abbiamo comprato ultimamente, che è Le creature della notte, che è favolosissimo, parla di lupi, vampiri e cose del genere, però è uno di quei giochi di società veloci, facili, dato che ci siamo dati i giochi di società con i nostri amici, e sono molto contenta. Qua dentro ci sono due biglietti dell'India, praticamente con questo si poteva visitare tutti i musei della zona dove eravamo noi, e compreso anche, anche del Kerala, credo, di un altro stato di fianco, sì, modica cifra di 250 rupie, favoloso, non costa niente, tutto pochissimo. Vediamo qua dentro cosa abbiamo. Sempre biglietti di entrate per l'India. Questo è l'altro museo, anche questo, qua. Ristorante, come si chiamano, delle ricevute, tipo cash bill restaurant. Questo è un'ordinazione. Il cameriere indiano ci faceva anche le faccine sugli ordini. Questa è la mappa di Hampi, che è un centro dove siamo andati a visitare anche il centro delle scimmie, sì, il centro delle scimmie, il tempio delle scimmie, facendo 400 scalini, bellissimo. Questo era un locale che c'era sulla spiaggia, e poi ho anche questa cosina che era nell'altra agenda, che sono gli indirizzi, ma io cerco sempre di farmi delle agende, ho già passato 10 minuti e ho detto le cose, cerco sempre di, come si dice, di ogni anno di farmi l'agendina nuova, bella, carina. Poi noto che non ci scrivo niente tutti i giorni, cioè io scrivo, cioè, degli appunti come le cose che avete visto qua, quindi mi rendo proprio conto che non, anche gli appuntamenti non vado a cercare il giorno in cui devo metterlo, perché so che non lo guardo tutto il giorno, non è che mi serva molto.
e allora le scrivo a caso nella stessa pagina. Allora, quindi abbiamo detto l'agendina. Poi cosa c'è? Questo formaglio per i capelli, che ne ho preso ultimamente un altro, ce lo so adesso, che è comodissimo, ma lo conoscerete già. Questa pochettina vecchissima, dentro aveva, ci avrà 4-5 anni, dentro aveva un kit di cremine della Nivea, c'erano quelle promote nei supermercati, infatti è veramente sconsumata, con dentro ferma capelli, quant'altro, pinzettine che una volta erano della Teliwell che si sono tutte consumate. Questo qui costato 18 euro, costato, pagato 18 euro e mi si è spaccato in questo momento, perché l'avevo acquistato, si sposava il miglior amico del mio ragazzo e per la prima volta sono andata da una specie in una profumeria qui nel mio paese, dove la signora si occupa anche, fa anche lei il trucco. Presa benissimo, vado a pagare 80 euro per essermi fatta truccare da ragazza poco di buono alla fine, perché avevo due labbroni immensi, e gli faccio: oh, carino quel come si chiama questo, quel fermaglio, vabbè prendo anche quello, quanto viene? 18 euro. Io l'ho guardata, sì va benissimo, guardi si tenga anche il resto dei 2 euro sui 100 euro, cioè, però si è sposato 2 anni fa, ha ancora quasi tutti i brillucichini. E forse è dato il prezzo che io non, cioè perché costa così tanto che io non l'ho ancora perso, dato che tendo a perderle sempre. E questo mi serve molto, soprattutto perché al lavoro devo tenere i capelli raccolti e ogni volta non ho le pinzettine, quindi ce l'ho sempre con me. Prima la lasciavo a casa, mi preparavo a casa, ma o se ne rompevano o le perdevo, o arrivavo, non riuscivo a passare a casa per andare al lavoro, e quindi era un disastro. Ero sempre a chiedere ai colleghi se avessero delle pinzette. Allora, l'acqua. Questa l'ho ritravasata da casa, perché una bottiglietta a me mi dura, cioè ne bevo 2 o 3 al giorno, però continuo a riempire la stessa bottiglietta da rubinetto dell'acqua, che qua è buonissimo secondo me. Poi abbiamo questa cosa che vi faccio vedere dopo, caramelle immancabili, queste sono buonissime, sono della linea del succo di frutta che bevo sempre io, caramelle, dicevo, non possono mancare nella borsetta. Ecco, sì, c'era anche questa, anche queste. Poi ho questa scatolina di Chanel, che dove dentro c'erano delle cingomme, e l'ho pagata tantissimo, mi piaceva tanto la scatoletta, c'era anche credo di Yves Saint Laurent, di altre marche comunque belline, e dentro c'è una cosa preziosissima, le caramelle della nonna. Queste sono le caramelle della mia, no, non solo della mia infanzia, della mia fine dell'infanzia, perché adoravo le Rossana e le gelatine piccoline della Dufour, non mi ricordo come si chiamano, e poi c'erano le Seltz, come le chiamavo io, le Fritz Fritz della nonna, che anche la nonna del mio ragazzo le compra e intanto me ne dà una manciata, così le tengo qua dentro per non perderle, ma ce n'è sempre in giro comunque lo stesso. Allora, non si chiude più, ma che sfiga, ma che cosa c'è oggi? Ecco qua, portafoglio, questo qui l'ho preso da un venditore ambulante, nel senso che non è originale neanche questo, l'ho preso dopo qualche giorno che mio ragazzo mi ha regalato il finto baulettino di quella marchissima, questa qua, e è passato questo ragazzo e mi fa: vuoi un portafoglio? Stavo per fare la voce, vabbè, scusate. Un portafoglio, gli faccio: no, guarda, mi fa, guarda, io c'ho Louis Vuitton. No, praticamente ho pagato più il portafoglio del mio ragazzo la borsetta. Questo credo di averlo pagato 20 euro, 25. Credo sia stato il furto più grande del secolo. Infatti il ragazzo era contentissimo. Mi si è da poco rotto questo pezzettino da questa parte. Ci ho attaccato questo ciondolo così. È anche più comodo. Dentro, vabbè, ci sono dei soldi, scontrino del sushi che ho preso da Sporto l'altro giorno, Alibaba. Ah, mi ha fatto anche lo scontrino più basso, vabbè, di una cosa che vi farò vedere nel prossimo video. Vabbè, ci sono tantissimi scontrini, tiro fuori tutto, biglietto del treno, biglietti da visita che mi ero fatta da ragazzina, vi copro le cose, cioè biglietto da visita, no? Da ragazzetta con Pucca, cioè, e tipo qua in alto c'era un cuoricino,
Mi si è visto il cellulare. Vabbè, telefonatemi, non, tanto non è sempre spento. Questo. Ah, ok, è una cosa della posta. La Poste Pay con i miei 15 euro mensili per la Glossybox e basta. La pennina USB che ho regalato a mio mamu. L'ho presa all'autogrill, un furto, ma era troppo bella. Poi mi sa che avevamo discusso, allora volevo far pace e me la volevo comprare per me, ma gliel'ho regalata a lui. C'ha 2 giga, e, cioè 10 euro per 2 giga è veramente un furto adesso. Fosse stato qualche anno fa, no, però. Altri biglietti del treno, questi specie di post-it che mi hanno regalato il tipo del bar assieme alle caramelle. Ah sì, c'è proprio la colla. Io non so perché ce li ho ancora qua. Vabbè. Ristorante cinese, vabbè, la tessera sanitaria, la carta d'identità. Voglio far vedere la foto di come ero qua semi-magra. Sì, sono io. Altro, carta fedeltà della Bottega Verde appena fatta, finto tessera della palestra, cose del genere. Questo tutto da una parte, oddio, ho fatto un casino della Madosca. Di qua altri scontrini, vabbè, le faccio vedere così. Questa cosa che era nell'Happy Meal, non posso non andare a giocare su internet con le cose gratuite. Questo è un personaggio di un fumetto che mi ha segnato, di Mirmo, vecchissimo anche questo. Ho ancora degli sconti della Bottega Verde. Qui in 13,5. Questo poteva andare bene l'altro giorno. Quegli sconti lì. Cosa abbiamo anche? Delle figurine di Hello Kitty. C'è di tutto. Orari del dentista. I calendari di questa marca di caffè. Ah, biglietti del film che siamo andati a vedere con Giulia, L'altra faccia del diavolo. Cortissimo, cioè giusto. Sono rimasta malissimo. Vado poco al cinema, ma. E nient'altro qua dentro. Allora, scontrino della spesa che ho fatto oggi. Ah, la cosa fighissima di abitare in paesini piccolini, non so se in tutti i paesi lo fanno, è che tu vai al supermercato, qua c'è un CRAI, fai la spesa e gli dici: scusa, magari io prendo anche le casse d'acqua per il mio ragazzo gasato, vabbè. Vi interesserà e gli dici: scusa, non è che me la porti fino a casa? E te la consegnano a casa. Io sono rimasta malissimo, non pensavo che, cioè, boh, a volte te li segnano 2 euro per la consegna a domicilio, però è comodissimo, nel senso, cioè, qui, dato che non ho la macchina, ma non la uso per stare qua in paese, è veramente ci sta come servizio. Infatti mi sento quasi, sai, faccio la figa, mi arriva la spesa alle 7 a casa, non so. Poi abbiamo altri scontrini, ferramenta. Sì, ho preso delle bombolette per riverniciare la bici. Ci sono questi braccialetti qui, che non li ho più messi, sinceramente, è vero, sono qua. Che me li ha dati, vabbè, la mia nonni, credo fossero suoi. In mezzo ce ne sono, c'è qualche tipo questi di plastica che sono miei, ma ce li ho messi in mezzo proprio così. Anzi, me li infilerò su. E tanto la mia nonna mi regala le cose. Anzi, ho visto che c'è un'altra cosa che mi ha dato la mia nonna quando vado su. Allora, no, c'è questo anello qui che ho preso in India. Bellissimo. Non mi ricordo come. Deve essere. Non so come si chiama. Questa parte qua, il cuore di una. Lo chiamano l'occhio di. Oh mamma mia, non mi ricordo più. Comunque, all'interno di una conchiglia tagliato. Infatti, e poi intorno ci mettono questo pezzettino qua ed è proprio un incastro così. Ultimamente ne ho visti anche qua di questi, sinceramente. Ce l'ho in borsa perché in ogni dito mi sta veramente largo, cioè sono cicciotta, ma le dita sono l'unica parte mia magra, cioè mi entra qua praticamente nel pollice. E a volte lo metto qui al centro, ma me lo sento scivolare, ho paura di perderlo, quindi lo rinfilo sempre in borsetta. Però è veramente bello. Ah, varie quantità di accendini perché cioè per il mio ragazzo, nel senso che lui non ce l'ha mai e si incazza tantissimo quando non ce l'ha. Allora io ho detto: oh, tieni, mo ce l'ho io, guarda te che penso sempre a te. Allora, carte di caramelle, carte di caramelle. Ah, il
Credo sia il generico del Fluimucil per il mal di gola, che mi sono portata dietro l'altra volta, questo era nuovo, perché il giorno prima me l'ero diluita una e mezza dentro la bottiglietta d'acqua, allora ho detto vabbè, diluiamola anche questo giro qui. E questi orecchini bellini bellini, anche questi me li ha dati la mia nonni, con i buffetti. E la pochette questa qua, che l'ho tirata fuori prima, lo farla vedere per ultimo. Questa è la pochettina delle emergenze, credo sia sì, della Liugio, me l'hanno regalata i miei colleghi l'anno scorso per il compleanno, e ad agosto. Dentro abbiamo cerotti, fazzolettini di carta, igienizzanti mani della Decathlon, questo qui che è favoloso, l'avevo già detto. Queste limette per unghie che mi ha regalato una mia amica, mi ha detto che l'ha presa dai cinesi, ma non le ho ancora usate sinceramente. Dico anche che sono comodissime anche non avendole utilizzate, perché credo di averne un'altra, o quella l'ho buttata via, no. Lip gloss dell'82 Watershine Liquid Maybelline, che me lo piazzo su a volte, scoloritissimo, so che devo buttarlo via, avrà tipo, ho detto 82, quindi c'ha 29 anni. No, è possibile. Uia, ma di schiena, scusate. Questo qua, il Color Sensation, di che marca era? Cioè era, l'ho preso poco fa. Anche questo è Maybelline. Color Sensation, che sono quei, mi sto allontanando, quei, vedi che non colora più. Quei, bla bla bla, avete capito? La colla per l'emergenza unghie, questa era della Essence, ma l'etichetta è sparita. Vabbè, assorbenti di tele. Labello che non sto più considerando, cioè l'avrò preso un bel po' di tempo fa, è ancora intero, perché non mi fido più della labello, cioè ce l'ho tanto per, ne so, ma brutto caso si tieni, perché almeno lo finiamo, è lunghissimo sto video. Questo rossettino qua, anche questo è anzianotto, però l'ho riscoperto poco fa perché è identico a quello della Essence che mi è piaciuto un casino. Allora ho detto, finisco prima questo che è più vecchio, poi inizio a usare quello lì. Un profumino, dentro dovrebbe esserci... non mi ricordo, sì, forse è un profumo tipo l'acquacolpo dell'Eufidra. Specchietto, scusate se vado velocissimamente, ciao! Ma c'ho 22 minuti, non so quanto di nuovo. Allora, altri cerotti distrutti, il Blistex che sta quasi per morire, pinzettina, questa pietra di Diddle, non so se ve lo ricordate, sì, ci sarà ancora, vecchissima, cioè l'avrò presa 15 anni fa, con scritto amore, e lo calcolo come un portafortuna, ce l'ho sempre con me. Poi ci sono queste pietruzze qua che sono, le ho messe in quelle macchinette che ci metti il centesimo, uno, due centesimi, la schiaccia e ci fa stampare sopra, io ci ho fatto stampare sopra la ranocchia, anzi il principe ranocchio. Un altro cerottino, mi si è interrotto, forse c'è un limite di tempo nella fotocamera. E dicevo, qui dentro c'era anche questa limettina minuscola, ma non è che gratti molto. Allora, credo che sia tutto. Sì, vi mando un bacionissimo, scusate per la lunghezza di questo video. Comunque, oddio, mi sto perdendo. Comunque spero che vi sia comunque piaciuto e di aver fatto sparire un po' della vostra curiosità. Allora, buona notte a tutti, dato che è l'una di mattina. Un bacione dalla Paola, ciao ciao.